la registrazione e lascerei la parola al giornalista Mirko Molteni, che ringrazio per questa conferenza che terrà questa sera appunto sull'impresa di Fiume, ovviamente organizzata da Gabriele D'Annunzio. Prego Mirko, vai pure con la condivisione dello Grazie. schermo. Bene, anzitutto Perfetto. grazie ancora per l'occasione, per questa nuova occasione di approfondimento su un tema estremamente cruciale per la storia italiana, che spesso nei libri viene trattato in poche righe. L'impresa di Fiume di D'Annunzio rappresenta, diciamo, è il simbolo del passaggio fondamentale tra la Prima Guerra Mondiale e la preparazione poi all'avvento del regime fascista e della dittatura di Mussolini, fornendo anche in gran parte il modello a Mussolini anche per quanto riguarda il rapporto tra il capo e le masse, che è, come vedremo, una particolarità che D'Annunzio in prima persona sperimentò proprio nelle piazze di Fiume. Ma iniziamo accompagnandoci con una rassegna fotografica, delineando così anzitutto il livello di popolarità a cui era assurto D'Annunzio alla fine della Prima Guerra Mondiale con le sue varie imprese. Con questo suo farsi portabandiera della guerra contro l'impero asburgico. Qui, già in questa prima, vediamo appunto D'Annunzio insieme ai suoi sodali della famosa beffa di Bucari dell'11 febbraio 1918, quando con dei motoscafi siluranti affondò una corazzata austro-ungarica. Qui vediamo appunto D'Annunzio al centro con Costanzo Ciano al suo fianco, alla sua sinistra, e Luigi Rizzo, anch'esso asso dei motoscafi siluranti MAS, che così per schermo indica l'architrave di un vecchio carcere di Venezia, con la dicitura Regia Casa di Pena dei Maschi, da cui sono state tolte le tre lettere finali, per cui Regia Casa di Pena dei Maschi, così in un'allusione così ai Maschi. E questo anticipa anche un po' tutto quel clima anche goliardico che caratterizzerà poi l'umanità militare raccoltasi proprio a Fiume, quindi sempre in piccola e guasconeria. Qui un'altra foto simbolo Di Ironiki, che sia sempre la sua preferita, Giglia. il famoso volo su Vienna del 9 agosto 18, vediamo D'Annunzio fotografato a bordo del suo Ansaldo SVA insieme al capitano Natale Palli nell'abitacolo posteriore, che appunto faceva da pilota. E altra impresa memorabile, ricordiamo Vienna inondata di volanti tricolori inneggianti appunto alla vittoria italiana e alla resa dell'impero d'Austria. Quindi, quando la guerra finisce il 4 novembre 1918, D'Annunzio ritto, tra virgolette, di un vero e proprio capitale di popolarità e reputazione di uomo coraggioso, sempre in prima linea, presso la popolazione, diciamo, gran parte della popolazione, quella più sensibile al nazionalismo, anche attraverso la stampa, eccetera, in particolar modo presso i militari. Questo è un po' lo scenario su cui si innesta la vicenda di Fiume, che prende le mosse dall'andamento sfavorevole
che dal punto di vista del governo italiano stava prendendo nei primi mesi del 1919 la conferenza di pace a Versailles. Qui vediamo appunto in questa foto il primo ministro italiano, Vittorio Emanuele Orlando. È già niente, Michi. Poi. Ha mangiato prima. C'è qualcuno però che sta parlando al microfono. Comunque. Allora, vediamo appunto in questa foto Vittorio Emanuele Orlando, che è il primo da sinistra, per chi guarda la foto, seduto accanto agli altri tre grandi, cioè i leader delle altre maggiori potenze vincitrici, il francese Clemenceau, l'inglese Lloyd George, e in particolar modo il presidente americano Wilson, Woodrow Wilson, che fin dall'inizio della conferenza di Versailles, nel gennaio 1919, cerca di imporre, e ci riesce, sostanzialmente ci riesce, il suo punto di vista della ridefinizione, riguardante la ridefinizione dei confini degli stati sconfitti sulla base del principio di nazionalità. E questo va a confliggere con le richieste del governo italiano, poiché Orlando e il suo ministro degli esteri, Ciommino, per quanto riguarda tutto il versante del confine orientale, appunto, si rifanno prima di tutto al patto di Londra del 1915, sulla base del quale l'Italia era intervenuta nella prima guerra mondiale a fianco dell'intesa. Patto di Londra che all'Italia assegnava Trento, Trento per quanto riguarda il confine settentrionale fino a Brennero, e per quanto riguarda il confine orientale Trieste, Gorizia, l'Istria, la Dalmazia, ma non Fiume. E qui inizia una prima discrepanza, perché il patto di Londra era stato redatto in un momento in cui chiaramente si era nel pieno della guerra mondiale, non si presumeva però nel 1915 che l'impero austro-ungarico dovesse sfaldarsi totalmente. Per cui Fiume veniva considerata, diciamo in sede diplomatica, si era considerato nel 1915 di lasciare Fiume comunque come porto franco a disposizione del diciamo sopravvivente impero austro-ungarico del dopoguerra. Il crollo dell'impero e poi il nascere poi del nazionalismo jugoslavo, del fatto che poi la Serbia poi avrebbe poi aggregato a sé poi sloveni, croati, creando il regno unificato che poi sarebbe divenuto la Jugoslavia, appunto nel contesto del dopoguerra la questione di Fiume si impone perché gli jugoslavi la vogliono per sé. E puntando sul fatto che la composizione etnica di Fiume e del territorio dell'entroterra era non ben chiara, nel senso che su circa 50.000 abitanti gli italiani erano la maggioranza per quanto riguardava la città, quindi la vera e propria Fiume, proprio l'area urbana, mentre il retroterra, i sobborghi, anche i sobborghi, diciamo, operai, industriali, teniamo conto che Fiume era anche un'importante città marittima, antiaristica, c'era il siderurgico Whitehead, i cantieri navali Danutius, in cui l'ex impero austro-ungarico aveva fatto costruire anche numerose navi, sia mercantili sia navi. Invece appunto nei sobborghi, nell'entroterra, era invece l'elemento slavo a essere preponderante dal punto di vista etnico. Quindi la situazione comunque era letteralmente di scontro latente, nonostante appunto la guerra fosse finita pochi mesi, a Fiume già dall'autunno del 1918 era presente una forza militare interalleata, di cui facevano parte anche tutte italiane,
ma anche truppe francesi e anche americane. Tra l'altro le truppe italiane erano comandate dal generale Grazioli, a cui il Consiglio Nazionale Fiumano, creato appunto in quel periodo da i fiumani italiani, diciamo, di origine italiana o comunque di sentimenti italiani, che chiedevano l'annessione al Regno d'Italia, appunto offrirono a Grazioli simbolicamente il comando della città, per quanto poi lui lo abbia declinato, informando però Roma della portata dei sentimenti filo-italiani della popolazione di Fiume Città, quindi proprio del centro urbano. Tuttavia, gli italiani, la delegazione italiana a Versailles voleva appunto l'applicazione del Patto di Londra più l'annessione di Fiume, tra l'altro con differenze anche tra Orlando e Sonnino, nel senso che mentre il ministro degli esteri Sonnino sarebbe anche stato disposto a rinunciare a Fiume a patto dell'osservanza del Patto di Londra, quindi tenendo in particolar modo all'annessione della Dalmazia per motivi strategici di controllo dell'Adriatico, il primo ministro Orlando, all'incontrario, fece della questione di Fiume un maggior cardine rispetto a quella della Dalmazia, dicendosi addirittura disposto a rinunciare alla Dalmazia pur di avere Fiume. Quindi in questo clima comunque Wilson si dice nettamente contrario, perché rivendica invece il principio della nazionalità, quindi il principio fondamentale di far corrispondere i confini alle linee maggioritarie di popolazione, quindi ad esempio assegnando appunto la Dalmazia al nuovo re unificato che stava nascendo tra serbi, croati e sloveni. E addirittura il 23 aprile il presidente Wilson platealmente scavalca in qualche modo la delegazione governativa italiana e pubblica un suo appello personale, lo fa pubblicare in Italia sul quotidiano Il Tempo, un suo appello personale rivolto al popolo italiano, proprio per cercare di far prevalere il proprio punto di vista. Questa è un po', dal punto di vista della delegazione italiana a Versailles, la goccia che fa traboccare il vaso e che spinge il primo ministro Orlando ad abbandonare i lavori della conferenza e a ritornarsene a Roma. Tra l'altro accolto da manifestazioni nazionalistiche di tutta una vasta frangia, diciamo, sia dei nazionalisti politicamente moderati, sia di quelli che afferivano all'interventismo, anche interventismo di sinistra, lo stesso Mussolini che aveva da poche settimane fondato i fasci di combatto dal socialismo, che si era distaccato dal PSI a capo di una frangia di interventisti in larga parte anche di origine socialista. Quindi il fronte nazionalista all'epoca era veramente molto composto, perché inglobava anche elementi del sindacalismo rivoluzionario, quindi era veramente una galassia. E già in questi giorni, nel maggio del 1919, è presente a Roma anche D'Annunzio, che tiene dei comizi proprio molto infiammati sulla questione di Fiume. La definisce così una già nei suoi comizi, soprattutto il 7 maggio 1919, definisce Fiume così un faro di luce in un ramo oscuro, contraddistinto da quelli che il fronte nazionalista chiamava i rinunciatari, cioè i traditori della vittoria. Orlando cercherà per qualche settimana di cavalcare l'ondata di indignazione nazionalista per questa sorta di complotto di cui si vede protagonista il presidente americano verso trarre Fiume all'Italia. Tra l'altro c'è da dire che
Wilson alla conferenza di Versailles riesce a condizionare molto i lavori e appunto l'ottica dei nuovi confini, considerato il fatto che può contare sui cordoni della borsa, perché l'America in quel momento è creditrice praticamente di tutte le potenze vincitrici, l'Italia ma anche la Francia e la Gran Bretagna, dato che dopo una guerra durata 4 anni i bilanci delle potenze vincitrici europee erano già in rosso già da tempo per via di tutto l'impegno profuso nella produzione bellica, eccetera. Quindi già durante la guerra avevano iniziato a chiedere prestiti agli Stati Uniti. La situazione poi si complica ulteriormente quando Orlando decide poi in maggio di ritornare alla conferenza di Versailles e di riprendere i lavori sperando di portare a casa qualche risultato, ma in sostanza le altre potenze fanno muro contro l'Italia e viene ribadita la contrarietà all'annessione di Fiume all'Italia. A questo punto il primo ministro Orlando affronta una crisi politica venendo sfiduciato e sostituito in giugno dal più moderato Francesco Saverio-Nitti, che presto appunto verrà così disprezzato da tutto il fronte nazionalista proprio per questa sua moderazione nei confronti delle potenze occidentali. Nel frattempo D'Annunzio nell'estate del 1919, e a cosa si riferisce questa nuova immagine, D'Annunzio assume un profilo più basso, inizia, diciamo così, a lavorare nell'ombra, nel senso che platealmente mostra di interessarsi al progetto del volo romatorio, cioè il grande progetto di trasvolata a tappe da Roma fino alla capitale giapponese, che D'Annunzio stesso aveva ideato insieme al poeta giapponese Shimoi, come simbolo di eroismo e capacità tecniche dell'aviazione italiana, e anche come polemica contro la politica di smobilitazione che il governo italiano stava attuando nei confronti delle forze armate in generale, ma soprattutto delle neonate forze aeree, che allora non esistevano ancora come forze armate indipendente, ma erano un corpo di aviazione militare ancora incluso nel Regio Esercito, più poi il corpo dell'aviazione della Regia Marina, che quello era concepito soprattutto dai idrovolanti. Quindi appunto questa foto che ci riferisce all'anno successivo, quando poi nel 1920 questa trasvolata verrà effettuata, e arriveranno a Tokyo nel maggio 1920 due Ansa, due Sva, pilotati da Ferrarini e Masiero insieme ai loro due meccanici. E qui appunto vediamo una foto dell'aviatore Arturo Ferrarini, uno di quelli che completerà il raid, davanti a uno dei suoi biplani Sva. Appunto la trasvolata Roma-Tokyo viene effettuata nel 1920. Ma D'Annunzio in quel momento, nell'estate del 19, figura come il promotore principale, l'organizzatore, e in qualche modo tenta così anche di distrarre l'attenzione da parte del governo, che temeva, già cominciava a subodorare la possibilità di un colpo di mano, perché in quel periodo Consiglio Nazionale Fiumano, quindi patrioti fiumani, fra cui anche molti come Giovanni Host Venturi, che avevano militato volontari nelle forze armate italiane durante la guerra, intrecciano sempre maggiori contatti con elementi nazionalisti del Regio Esercito soprattutto. E non si parla solo di D'Annunzio, si parla di numerosi altri possibili candidati alla guida di un'azione per annettere Fiume. Si parla ad esempio del generale Zoppi,
e del di un suo progetto di una cosiddetta Repubblica delle Tre Venezie, nel senso che avrebbe dovuto simbolicamente comprendere Venezia Fiume Zara dal punto di vista simbolico come atto di forza per porre il governo di fronte a un fatto compiuto e ottenere la massima espansione possibile dei confini a est nell'area balcanica. Ma si parla anche dello stesso Duca Emanuele Filiberto e della sua terza armata, nel senso che in quel periodo si vocifera comunque di un tentativo persino, un progetto persino di colpo di Stato del Duca contro Vittorio Emanuele III per diventare il nuovo re d'Italia. E in seguito poi anche comunque Emanuele Filiberto simpatizzerà molto con i legionari fiumani, tanto che non lui di persona, ma sua moglie, durante l'occupazione di Fiume, parteciperà, passerà addirittura la frontiera e parteciperà addirittura come ospite ad alcune cerimonie ufficiali della reggenza del Carnaro. Comunque, la Sina Fiume è sempre più surriscaldata, anche perché sempre in quest'estate del 1919 scoppiano anche dei tafferugli tra i cittadini fiumani, appunto in maggioranza italiani, e i soldati del contingente francese interalleato d'occupazione, che invece erano più accusati di essere più filocroati. E in effetti l'episodio scatenante di questi tafferugli è una sorta di corrispondente dei vespri siciliani, cioè i cosiddetti vespri fiumani, nel senso che il 7 luglio del 19 alcuni militari francesi strappano dal petto, dalla giacchetta di una donna italiana di Fiume, una coccarda tricolore, al che la piazza subito si accende, scoppiano tafferugli, addirittura i francesi finiscono praticamente linciati. E questi incidenti impongono in sostanza al governo Nitti e al Regio Esercito, per non far montare la tensione con le potenze straniere, di far uscire da Fiume il grosso del contingente militare italiano, che era costituito dai granatieri di Sardegna, che però si accamperanno poco lontano dal confine, soprattutto nell'area di Ronchi, quella che poi verrà chiamata Ronchi dei Legionari. Qui vediamo in questa foto D'Annunzio a fianco di Luigi Rizzo, alla sua destra, proprio nei giorni immediatamente precedenti all'azione di Fiume. Siamo nel settembre 1919, un gruppo nutrito di volontari fiumani, con anche elementi dei granatieri di Sardegna, contatta D'Annunzio, che in quel momento si trova a Venezia, per convincerlo ad assumere la guida appunto di questo progettato colpo di mano per mettere il governo di Roma di fronte al fatto compiuto, e soprattutto per spronare il primo ministro Nitti, che rispetto a Orlando effettivamente sembra fin troppo moderato, tanto che D'Annunzio poi pochi giorni dopo, poco dopo l'occupazione di Fiume, coniera per Nitti il poco lusinghiero soprannome di Cagoia. Ecco, questo per un soprannome famosissimo passato alla storia. D'Annunzio inizialmente è abbastanza perplesso, è convinto ma non del tutto, e a convincerlo sembra seguito soprattutto uno dei suoi più famosi sodali, l'aviatore Guido Keller. Guido Keller, che qui vediamo in una foto di qualche anno prima, risalente ancora alla guerra, lo vediamo qui insieme al Lasso Francesco Baracca, accanto ai relitti di un aereo austriaco abbattuto. Guido Keller è fondamentale
nell'organizzazione pratica anche del colpo di mano che porterà all'occupazione di Fiume, perché anzitutto organizza il trasferimento di D'Annunzio tra il 10 e il 12 settembre da Venezia a Ronchi attraverso un motoscafo e poi un'automobile. Organizza anche la prima logistica di base del Blitz, nel senso che è Keller a capo di un manipolo di così arditi, granatieri, volontari, che si recano in pratica all'autoparco militare di Palmanova per reperire il primo nucleo di automezzi, camion e autobindo, che poi verrà utilizzato appunto per il trasporto di D'Annunzio stesso, del primo nucleo di volontari, oltre la frontiera. E a questo punto arriviamo alla sera dell'11 settembre 1919. D'Annunzio, proprio in queste ore, come potete vedere da questa ulteriore immagine, scrive di suo pugno un messaggio diretto a Mussolini, in cui, ora non sto a leggerlo tutto, ma giusto alcune frasi come esempio. Mio caro compagno, il dado è tratto, parto ora, domattina prenderò Fiume con le armi, Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante, ma non è possibile differire anche una volta. Lo spirito domerà la carne miserabile. Con questo messaggio chiede a Mussolini, all'epoca appunto direttore del Popolo d'Italia, oltre che leader dei nascenti fasci di combattimento, un supporto anche dal punto di vista dell'opinione pubblica sulle colonne del Popolo d'Italia. Supporto che in effetti nelle settimane e nei mesi seguenti non mancherà. Per quanto riguarda l'aspetto anche tecnico militare così del Blitz, tutto comincia con circa 100 uomini, più che altro granatieri, organizzati da D'Annunzio e dai suoi seguaci in un'autocolonna che via via si ingrossa man mano che da Ronchi, arrivando al confine con Fiume, attira numerosi altri militari e reparti accampati sul limitare del confine. Due cenni appunto anche ad alcuni dei mezzi utilizzati. Qui vediamo un autocarro Fiat 15 Ter, uno leggero con una portata di 1500 kg di carico, che già utilizzato nella guerra di Libia, nella versione PIS, poi migliorato nella versione TER, utilizzato appunto per il trasporto di uomini, di materiali, e anche il più grosso Fiat 18 BL, che ha una potenza maggiore. Questo porta oltre carico mezzi chiaramente di prestazioni modeste. Il Fiat 18 BL faceva 22 km orari di velocità massima, ecco, con 40 cavalli e un motore di oltre 6.000 centimetri cubici, quindi chiaramente nei limiti delle tecnologie di allora, però mezzi che a loro volta sono anche simbolo di tutta un'epopea. Tra l'altro sono mezzi che l'esercito italiano utilizzerà anche per molti anni dopo la prima guerra mondiale. Sia il Fiat 18 BL che il precedente Fiat 15, ciascuno sono presenti in quel momento nelle file del Regio Esercito in oltre 6.000-7.000 esemplari. Ecco, tanto per dare un'idea anche dei volumi produttivi che comunque
già allora la Fiat poteva raggiungere per quanto riguardava gli automezzi militari. E poi le auto blindo. Nell'autocolonna di D'Annunzio, la prima auto blindo che avrà poi l'onore di sfondare la sbarra di confine, è battezzata la Gorgone ed era guidata da un certo sergente Ghinelli. Ed era del tipo Ansaldo Lancia IZ, che in questa foto del tempo di guerra è quella che vedete sul lato destro, mentre l'altra era una Bianchi. Un'autoblinda con addirittura due sovrapposte, con un armamento totale di tre mitragliatrici. Qui ne vediamo un disegno a colori. Poi verrà prodotta anche la versione IZM semplificata, in cui la torretta era una sola, due sovrapposte, una maggiore alla base e una più piccola in alto. E qui vediamo appunto, sempre per riguardo di questo tema, una foto che tra l'altro mi è stata inviata dall'amico Meleca, che ringrazio appunto, alla squadra autoblindo fiumana, come poi si organizzerà nelle settimane successive al Blitz, quando poi ulteriori forze arriveranno. E il Blitz avviene appunto fulmineamente, le forze crescono man mano che l'autocrona arriva a fiume, quando poi sul confine il generale Pittaluga, che comandava parte delle truppe ancora della commissione intera, intima a D'Annunzio di fermarsi. D'Annunzio in sostanza gli dice: se vuole mi spari addosso, miri al mio cuore, qualcosa del genere. E Pittaluga a quel punto lo lascia passare, perché dice: non spargerò sangue italiano. E quindi questa prima autoblindo della costituenda squadriglia delle autoblinde di fiume sfonda la barra di confine e passa. E già nei primi due giorni i volontari che seguono D'Annunzio sono ormai saliti a oltre 2500 e arriveranno a un picco di 10.000 poi nei mesi seguenti, quando marinai, soldati, aviatori affluiranno nella città con tutti i loro mezzi. Il Consiglio Nazionale Fiumano accoglie D'Annunzio e come appunto messaggero, diciamo, di una prossima annessione all'Italia, e gli affida in sostanza il comando della città. E arrivano anche molti altri ufficiali. Qui in questa foto vediamo D'Annunzio che proprio nei primi giorni parla con il generale Santi Ceccherini, che arriva a fiume pochi giorni dopo l'entrata di D'Annunzio, seguendo le sorti di suo figlio, perché il generale Ceccherini aveva un figlio, Venanzio, che già faceva parte dei primissimi nuclei di legionari fiumani. Quindi il generale segue il figlio. Il generale qui è quello che parla direttamente rivolto ad D'Annunzio, quindi sul lato sinistro, per chi sta guardando la fotografia, generale Ceccherini. Rimarrà poi a fiume fino al 1920 inoltrato, cercando di mantenere tra i legionari fiumani quella disciplina che però andava perdendosi, perché fin dall'inizio la presenza dei volontari di D'Annunzio a fiume, come dicevo già prima, si caratterizza per essere goliardica, anche sprezzante di una certa disciplina tradizionale. E tra l'altro il Guido Keller, di cui parlavamo prima, fonderà addirittura di nucleo di fedelissimi, di guardie del corpo di D'Annunzio, chiamato la Disperata, circa 200 elementi, che in pratica, oltre a far la guardia ad D'Annunzio, a proteggerlo, gozzovigliano per la città, donne, osterie, ristoranti. Sarà già un primo esempio di quella dolce vita
anche irruenta di Fiume, che per certi aspetti la farà un po' assimilare un po' anche alla Comune di Parigi, se vogliamo. Nel frattempo Lini appoggia l'iniziativa di D'Annunzio alle corone del Popolo d'Italia. Qui vediamo appunto una prima pagina del Popolo d'Italia dell'autunno 1920, se non sbaglio di novembre, in cui appunto Mussolini e la sua redazione non si risparmiano. Vediamo appunto il governo della monarchia schernisce la passione di Fiume, governo vile. Addirittura uno spazio bianco in prima pagina con scritto per in verticale imbiancato per ordine di quel corpo di Nitti, quindi proprio gli animi erano esagitati, non si andava certo per il sottile per quanto riguardava la contrapposizione politica, l'animosità proprio, perché anche ricordiamolo, era appena finita una guerra da 600.000 morti, perché solo all'Italia era costata 600.000 morti, quindi il tema del sacrificio, della delusione dei reduci, era effettivamente un tema che muoveva gli animi sia pro sia contro in tutti i sensi. Qui vediamo poi uno dei tanti comizi tenuti proprio dallo stesso Mussolini. Questa foto per la verità è del 1920, qualche mese dopo, ma comunque dall'idea delle iniziative proprio che lo stesso Mussolini compie in appoggio a D'Annunzio. Tra l'altro Mussolini il 7 ottobre, quindi pochi giorni dopo l'occupazione di Fiume, si reca addirittura in volo a Fiume a bordo di un aereo pilotato dall'asso Carlo Lombardi, decollano da Novi Ligure e atterrano sul campo di Grobnik, proprio alla periferia di Fiume, dove tra l'altro sta nascendo anche un embrione di aviazione fiumana, perché diversi aviatori cominciano ad arrivare a Fiume da varie parti d'Italia. Il primo, per la cronaca, sembra sia stato Ernesto Cabruna, uno dei maggiori assi italiani della Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro proveniva dall'Arma dei Carabinieri. E si crea appunto a Fiume, sul campo di Gromnik, un embrione di forza aerea fiumana che verrà poi battezzata Fiamme Blu, e dotata soprattutto di velivoli a salto sva, come quelli ad annuncio, cioè volo su Vienna, e quelli utilizzati da Ferrarini e Masiero per la trasvolata Roma-Tokyo. E tra l'altro, una delle primissime occasioni, proprio anche a livello di cerimonia pubblica, di coesione tra D'Annunzio e la popolazione di Fiume, si avrà proprio lo stesso 7 ottobre, il giorno in cui Mussolini arriva in volo per parlare con D'Annunzio, quando si tengono i funerali di due aviatori, due volontari fiumani, erano Bini e Zeppegno, che erano precipitati a Salva mentre compivano un volo di perlustrazione appunto tra Fiume e Sussac. Il velivolo subisce un guasto al motore e precipita, e i due aviatori muoiono, e il loro funerale costituisce forse, ricordato un po' come forse la prima grande occasione di cerimonia pubblica in cui D'Annunzio cerca di richiamare, diciamo, in un dialogo diretto con la massa, con la popolazione di Fiume scesa in piazza, un dialogo diretto capo-masse che verrà poi mutuato dal fascismo. E nel frattempo poi la propaganda nella stessa Fiume si anima con questi slogan. Vedete qui una foto ripresa nelle vie di Fiume all'epoca, i manifesti appunto Italia, viva Gabriele D'Annunzio, chi Fiume ferisce, di Fiume perisce. E qui ancora D'Annunzio che si appella
ai suoi legionari, ai suoi volontari rappresentati, diciamo, in essi vi era un po' la rappresentanza di numerose specialità dei militari del Re d'Egitto. C'erano gli archini, i bersaglieri, anche i marinai, varie navi, soprattutto cacciatorpediniere, fin da ottobre, ma anche fino a tutto il 1920, in sostanza disertano dalla Regia Marina ed entrano nel porto di Fiume, volendosi affiliare alla Marina e difendere l'italianità di Fiume. Qui ecco un altro primo piano di D'Annunzio, che tra l'altro qui nei mesi centrali del 1919, diciamo dall'occupazione da settembre fino alla fine del 19, ha un po' l'acme della sua parabola, perché a un certo punto a Fiume, nel momento in cui la situazione, diciamo, si prolunga nel tempo, cominciano anche i malumori fra la popolazione, perché gran parte dei legionari, comunque dicevamo, è indisciplinata. Poi in più, Fiume rimane comunque in stato di blocco. In stato di blocco, quindi, ben pochi rifornimenti riescono a passare, grazie ad esempio alla Croce Rossa, sulla base di una sorta di compromesso che D'Annunzio stesso aveva raggiunto con Badoglio. Generale Badoglio, che all'epoca era commissario militare nella zona della Venezia Giulia, poi verrà sostituito dal generale Enrico Caviglia. E in sostanza, in pratica, Badoglio lascia passare un po' di rifornimenti dietro la promessa di D'Annunzio di non spingere le proprie forze a occupare territori oltre la linea di frontiera. Nel frattempo, parte della dirigenza fiumana comunque cerca di trattare col governo Nitti, il quale propone a sua volta una sorta di modus vivendi, cioè in pratica il governo del primo ministro Nitti promette a Fiume di lavorare in prospettiva per una futura annessione all'Italia, comunque in cambio comunque della cessazione dell'occupazione militare della città e del ritorno a una normalità, riprendendo anche quelle occidentali. A questo punto si consuma una prima spaccatura tra D'Annunzio e il Consiglio Nazionale Fiumano, quando a dicembre del 1919 il Consiglio Nazionale in sostanza tiene un referendum per far accettare alla popolazione il compromesso offerto dal governo Nitti. Mentre il referendum è in svolgimento e comunque sembra che il grosso della popolazione sia propenso comunque a un ritorno alla normalità, in sostanza D'Annunzio attua una sorta di, tra virgolette, di colpo di Stato e annulla l'esito del referendum e in pratica impone il proseguimento dell'occupazione, della contrapposizione col governo di Roma, e questo porta anche a un cambiamento di atteggiamento da parte di molti dei suoi seguaci. C'è chi se ne va, ad esempio Giovanni Giuriati, uno dei suoi sodali della prima ora nella gestione di Fiume, se ne va il 23 dicembre 1919. Giuriati, che poi ritroveremo fra i gerarchi fascisti come comunque elemento nazionalista, tradizionalista. Arrivano invece a Fiume elementi più vicini anche all'anarcosindacalismo. Il 5 gennaio del 1920, quasi in sostituzione di Giuriati, arriva Alceste De Ambris,
il famoso sindacalista rivoluzionario. E questo cambiamento incoraggia anche D'Annunzio a trovare nuove parole d'ordine e a, così, cambiando un po' prospettiva, a cominciare a conoscere nel 1920 si une un po' con una città rivoluzionaria simbolo che poi cercherà anche agganci persino con la Russia bolscevica. Si parla di una Lega di Fiume in contatto con i popoli afroasiatici colonizzati. Al Cesare De Anguis poi sarà il maggiore redattore della cosiddetta Carta del Carnaro, in sostanza la costituzione, diciamo, della cosiddetta reggenza del Carnaro, o come D'Annunzio poi battezzerà questa Fiume indipendente, che si concretizza anche come laboratorio di fusione tra destra e sinistra, e con precisi accenni in questa Costituzione al primato del lavoro, al primato del lavoro sulla proprietà dei mezzi di produzione, con accenni anche al diritto alla gioia, al godimento, cioè tutti elementi che fanno storcere il naso a una certa destra tradizionale, e in sostanza anche al fascismo, che in quel momento si sta da posizioni non direttamente classificabili nella dialettica tra destra tradizionale e sinistra tradizionale, si sposta sempre più verso la destra. Nel 1920 subentra anche a Roma un grosso cambiamento, nel senso che, caduto il governo Nitti, arriva Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti, al suo ennesimo governo, appunto, qui lo vediamo in fondo in questa immagine, l'esponente della vecchia Italia liberale, disprezzato anch'egli da D'Annunzio, che gli affibbierà il soprannome di Boia Labrone addirittura. Giolitti inizia a lavorare per il compromesso in sostanza con la nascente Jugoslavia. E arriverà il 12 novembre 1920 con la firma del Trattato di Rapallo, con cui per Fiume si decide lo status di città libera, quindi non annessa all'Italia ma neanche alla Jugoslavia, città libera, Porto Franco. E D'Annunzio capisce che comunque l'epopea sta per finire. Tra l'altro, in quei mesi finali del 1920, probabilmente in un tentativo di riavvicinamento a Mussolini, come si può vedere da questa immagine, cerca anche l'adesione ai fasci di combattimento. Allora si chiamavano ancora fasci di combattimento perché diventerà Partito Nazionale Fascista solo nel 1921, l'anno successivo. E come si vede da questa immagine, abbiamo qui in sostanza la scheda d'adesione che porta il numero 749. La scheda di adesione di D'Annunzio al fascio fiumano di combattimento, in pratica la sezione fiumana dei fasci di Mussolini, dal 5 ottobre 1920, giusto un mese prima del Trattato di Rapallo. E D'Annunzio, appunto, vediamo sottoscritto Gabriele D'Annunzio, nato a Pescara d'Abruzio, domiciliato a Fiume d'Italia, professione uomo d'armi. Si considera appunto uomo d'armi, e non un minimo accenno appunto alla sua comunque arcinota carriera di scrittore e di letterato. Comunque all'imminenza della fine dell'avventura fiumana, i toni si fanno sempre più accesi. A dicembre del 1920, poi, a partire dal 24 dicembre, il governo ordina al generale Caviglia l'intervento militare, e qui siamo all'epilogo. Qui vediamo l'incrociatore Andrea Doria, e partecipa alle operazioni cannoneggiando Fiume, cannoneggia anche il Palazzo del Governo,
E qui vediamo, questa è la foto finale della rassegna, una foto questa inviata anch'essa dall'amico Meleca, che ringrazio e saluto. Vediamo appunto una delle navi che erano passate dalla parte dei legionari di Fiume, il cacciatorpediniere Espero, appunto danneggiato dalle cannonate dell'Andrea Doria nel dicembre 1920. Tra l'altro morirà anche un marinaio dell'equipaggio per le cannonate della nave. E la resa formale si ha il 31 dicembre 1920. E in sostanza poi i protagonisti dell'avventura fiumana non vengono in sostanza perseguiti, perché alla fine anche D'Annunzio può liberamente rientrare a Venezia nel gennaio 1921, accompagnato personalmente da Guido Keller, quello che probabilmente è stato forse il suo principale sodale, anche confidente nell'avventura fiumana. Avventura che, come dicevamo, ha avuto sfaccettature veramente incredibili. Guido Keller, tra l'altro, nel periodo di Fiume animerà addirittura una sorta di confraternita di militari mistici, il cosiddetto movimento yoga, di cui farà parte anche lo scrittore Giovanni Comisso che, anch'egli volontario a Fiume, ricopriva un po' la carica di responsabile dei servizi segreti, e in particolare delle intercettazioni telefoniche, essendo egli stato ufficiale telegrafista durante la guerra. E quindi sono veramente elementi che arricchiscono l'epopea di queste venature di avventurismo, di romanticismo, anche di disprezzo della disciplina tradizionale, come dicevamo, che alla fine faranno prendere le distanze, soprattutto dalla metà del 1920, faranno prendere le distanze da parte della maggior parte dei militari, che prima comunque simpatizzavano con l'iniziativa, nei confronti di ciò che rimane di questa esperienza poi finita nel sangue. Ricordando, prima di chiudere, appunto, di lasciare la parola a interventi, domande e osservazioni, ricordando che poi ci saranno anche numerosi progetti, anche di una marcia su Roma proprio a partire da Fiume, progetti poi non concretizzati anche un po' perché i progetti di marcia su Roma che si stavano concependo a Fiume vedevano anche la partecipazione di elementi del sindacalismo rivoluzionario, persino dell'anarchico Malatesta. E poi gli stessi socialisti di Bissolati prenderanno le distanze, e infine c'è anche Mussolini, ma Mussolini se ne distanzia perché preferirà lui, con 2 anni di ritardo, attuare un'iniziativa simile, ma a patto che ne sia lui il protagonista. Comunque Fiume come laboratorio anche del successivo fascismo e anche di venature difficilmente classificabili rimane un capitolo veramente tutt'oggi ancora da esplorare in tutte le sue sfaccettature. A questo punto, ringraziandovi per l'attenzione, ecco, cederei la parola al moderatore, al tenente Montali, e aprendo poi a interventi, dibattiti. Grazie a tutti. Perfetto, grazie a te Mirko. E incomincio a girare alcune domande che sono arrivate, e poi, come dicevamo, lasciamo la possibilità, una volta risposta a tutte queste domande, di magari fare degli interventi anche di carattere personale o ulteriori richieste che magari emergono proprio nel dare queste risposte. Intanto c'era la prima domanda, che era relativa al fatto dell'abbandono della conferenza di Versailles, ma poi soprattutto anche il fatto che si nota come da parte del governo centrale non c'era una così
come dire, forte interesse a portare avanti la, la linea, diciamo, dell'annessione di Fiume. Quindi perché non ci fu una posizione più, quali sono i motivi per cui non ci fu una posizione più rigida nei confronti della comunità internazionale e invece questo venne, venne poi, visto che oltretutto c'era comunque una, insomma, significativa parte della, della popolazione o comunque delle forze, soprattutto di coloro che avevano partecipato alla Prima Guerra Mondiale, che invece spingevano fortemente per questa annessione di questa città. Ma perché allora, per vari motivi, anzitutto, come dicevamo, Wilson condiziona un po' tutti i lavori della conferenza, in sostanza facendo pesare i debiti dei, dei paesi europei, per cui gli Stati Uniti maggiore prestatore delle, dei governi dell'intesa, che altrimenti non sarebbero riusciti a portare avanti, cioè, senza i prestiti americani, probabilmente la Prima Guerra Mondiale avrebbe potuto anche fermarsi a metà, intorno al 1915-16, anche per deficit economico delle stesse potenze, da crescere appunto delle spese, e poterono portare avanti la guerra grazie ai prestiti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti fanno pesare anzitutto la, la questione dei, dei debiti, i debiti di guerra, e poi Wilson, appunto, impuntandosi sul principio di nazionalità, che tra l'altro è anche da ricordare, Wilson lo impone per quanto riguarda appunto l'Europa, i mutamenti di confini in Europa, però in sostanza non, non può, sa benissimo che non, deve anche egli accontentarsi, diciamo, di una certa incoerenza, perché non può farlo valere per i popoli colonizzati, nel senso che ovviamente non può dire a Gran Bretagna e Francia di concedere l'indipendenza all'India, ai vari popoli africani, eccetera. Quindi anche qui Wilson parla, sì, parla per principi, ma li fa valere solo, solo dove, dove, certo, può o vuole lui, quindi è chiaro. E poi attacca il governo italiano, soprattutto per quanto riguarda il discorso del, del, della contraddizione tra il patto di Londra e i principi di nazionalità, per cui in sostanza Wilson dice a, al governo italiano: beh, ma voi allora volete il governo di, il, volete applicare il patto di Londra per avere appunto, appunto l'Istria, d'accordo, poi anche la Dalmazia, in più però volete Fiume sulla base del principio di nazionalità, essendo Fiume abitata, diciamo, centro urbano, soprattutto da, da italiani. Allora volete il principio di nazionalità quando volete voi, relativo a Fiume. Però volete il patto di Londra per quanto riguarda invece l'intera Dalmazia. Allora, per cui Wilson gioca anche su questa in sostanza contraddizione. Chiaro. Poi appunto, come vedremo, e credo che credo che il tema verrà poi affrontato nel, nella successiva puntata del, del ciclo sul confine orientale, vedremo che poi in sostanza la Dalmazia verrà lasciata alla Jugoslavia, tranne Zara, come poi verrà risolta la, la cosa, appunto, no? Certo. Quindi fa, fa valere anche questo, questo discorso. Chiaro, chiaro, grazie. C'è una considerazione da parte di Carlo che riprendo qua e rileggo, giusto perché appunto è una considerazione, nel senso che lui ha ben nota appunto la questione fiumana, la storia, le problematiche patite dai, dal popolo, dai popoli istriani, dalmati e giuliani, perché lui frequentava l'Associazione dei Profughi, dove presidente era anche era Ottavio Missoni, che conosciamo tutti. Presidente e sindaco della libera città di Zara, e dice: è sempre per me molto piacevole ascoltare di questi fatti,
e conoscere, diciamo, e riprendere quelli che sono gli aspetti appunto che delle vicende di queste popolazioni. Poi magari finisco di fare le altre domande, poi lascerò la parola a Carlo piuttosto che agli altri che vogliono eventualmente intervenire. Ti volevo invece chiedere come prese la popolazione di Fiume e come visse la popolazione di Fiume questa specie di occupazione, anche se era ovviamente rivolta a far sì che Fiume diventasse italiana, che risvegliare gli animi, il fatto di non adagiarsi sulle decisioni della comunità internazionale, e quindi questo come venne visto e come venne vissuto dalla popolazione fiumana, ma anche che cosa, se hai notizie sicuramente dagli studi che hai fatto e le ricerche che hai fatto, cosa pensavano e che cosa fecero in quel periodo anche le popolazioni delle altre città dalmate e istriane, quindi come videro questa tipologia di azione e come reagirono. Sì, la popolazione di Fiume inizialmente nei primi mesi appunto accorse D'Annunzio festosamente sperando in una rapida annessione dell'Italia, ma come dicevamo col passare del tempo una parte della popolazione comincia veramente a subire uno scollamento rispetto alla dirigenza d'annunziana, perché come dicevamo anzitutto le difficoltà comunque del blocco economico a cui tra l'altro D'Annunzio cercava di rimediare anche con azioni piratesche, questi pirati ribattezzati uscochi come i pirati dei secoli passati dell'Adriatico. E quando poi, come diciamo, le difficoltà, il clima anche di insicurezza, perché comunque tutti questi militari arrivati da ogni parte d'Italia spesso non, diciamo, molti rispondevano a una disciplina ereditata appunto dai loro precedenti reparti, ma altri erano anche più spavaldi, più gradassi, come gli uomini di Keller, eccetera. Infatti lo stesso generale Ceccherini appunto cercherà un po' di ridurre la ragione. Comincia appunto a sentirsi a partire da un certo punto ostaggio di D'Annunzio, e anche lo stesso Consiglio Nazionale Fiumano si vede sempre più scavalcato da D'Annunzio e dai legionari. E in particolare si avrà una spaccatura tra D'Annunzio e il presidente del Consiglio Fiumano Riccardo Zanella, che appunto diventerà molto critico, diventerà esponente soprattutto della corrente autonomista della città, perché Fiume in gran parte della stessa popolazione italiana aveva anche una vocazione autonomista che comincia a prendere forza nel momento in cui cominciano a chiedersi. Quindi la situazione è sempre più così difficile anche dal punto di vista economico e sociale. Tant'è vero che poi si avranno anche degli scioperi nel 1920 soprattutto, si avranno anche degli scioperi ricollegandosi anche alla parte di popolazione croata, proprio che vedono anche protagonista gli elementi croati della popolazione nei sobborghi, nella parte più direttamente industriale, dove appunto molti operai erano croati o anche sloveni delle altre parti del mondo balcanico, degli scioperi anche contro contro D'Annunzio, contro anche l'ipotesi di una prosecuzione di questa reggenza del Carnaro, che comincia ad avere delle basi, diciamo, più deboli per quanto riguarda il consenso. È per questo che a un certo punto, in sostanza, quando alla fine del 20 finisce l'esperienza dell'occupazione, la maggior parte dei fiumani comunque rispetto alla missione della Jugoslavia
comincia a essere soddisfatta dallo status di città libera che viene appunto provvisoriamente concesso a Fiume per i successivi 3-4 anni. Poi alla fine si avrà l'annessione nel 1924, quando poi col primo governo Mussolini vengono superate le ultime diatribe con la Jugoslavia. Però alla fine del 20 la popolazione civile di D'Annunzio comunque in sostanza accoglie positivamente la fine di un'esperienza di emergenza che poi alla lunga, perché un conto è un'esperienza di breve durata, non so, prendiamo anche le 5 giornate di Milano, ecco, quando una popolazione civile di una città può anche con entusiasmo sopportare certe condizioni in vista così di un motivo ideale, ma poi quando le cose, la situazione si incancrenisce e poi alla fine poi finisce nel sangue appunto con l'attacco delle forze armate italiane che pongono fine all'occupazione, alla fine poi il grosso della gente aspira poi a un ritorno alla normalità in sostanza. Certo, chiaro. E sulle altre città, diciamo in Istria e in Dalmazia, ci sono state delle reazioni da parte di queste città, un tentativo di voler, come dire, agire e fare un'azione similare o no? O richiedere? Nelle altre città l'azione rimane comunque turbolenta perché ci sono scontri. Anche nella stessa Trieste, ad esempio, ci sono scontri fra elementi italiani e slavi. Non si arriverà comunque a un'esperienza come quella di Fiume. Ricordiamo, per quanto riguarda Zara, è importante ricordare Zara perché Zara, che poi sarebbe rimasta all'Italia, anche in seguito, diciamo, fino alla Seconda Guerra Mondiale, a Zara abbiamo l'occupazione da parte delle forze dell'ammiraglio Millo. L'ammiraglio Millo che tutela la città, diciamo, in accordo col governo di Roma, però verrà contattato da D'Annunzio per creare una sorta una sorta di Repubblica Adriatica estesa anche con Zara, perché quando ancora si è nel dubbio se Zara verrà effettivamente lasciata all'Italia, come poi accadrà. E difatti D'Annunzio stesso si recherà in nave a Zara per conferire personalmente con l'ammiraglio Millo. L'ammiraglio Millo per un po' di tempo in sostanza flirta con D'Annunzio, ma poi col nuovo governo Giolitti rientra nei ranghi e in sostanza Zara poi rimane diciamo, in una situazione di maggior tutela, e questo in un certo senso pagherà perché contribuirà al fatto che poi Zara più facilmente verrà concessa poi all'Italia dalla Jugoslavia in sede di trattativa. Ok, infatti c'è anche un commento da parte di Giordano che dice anche a Spalato, dove venne trucidato Tommaso Gulli, comandante della Regia Nave Puglia. E proprio Giordano ha una domanda che ti giro e che dice appunto: l'atteggiamento delle forze regolari del Regio Esercito nei confronti dell'impresa fiumana di D'Annunzio, almeno fino al marzo del 1920, era stato sicuramente benevolo e tutto sommato simpatizzante, forse dovuto al fatto che il ministro della guerra era il generale Albricci. Dopo, con Ivanhoe Onomi del governo Giolitti, l'atteggiamento cambiò decisamente. Giordano vuole chiedere cosa ne pensi tu di questo, appunto, di quello che è stato l'atteggiamento delle forze regolari, delle forze armate del Regio Esercito. Le forze del Regio Esercito in gran maggioranza comunque simpatizzavano con D'Annunzio e con l'iniziativa di Fiume per quel fatto che dicevamo del,
la necessità anche di giustificare i porti della guerra con il maggior risultato possibile. Certo. E quindi, ma questo poi lo si vedrà poi anche con la marcia su Roma nel 22 da parte di Mussolini, nel senso che comunque anche in quel caso il Regio Esercito e anche lo stesso Re Vittorio Emanuele si convinceranno del fatto che di fronte alla minaccia di una rivoluzione bolscevica o popolare, comunque presunta, eccetera, il governo di Mussolini sarà comunque il male minore per quanto inviso alla vecchia classe liberale. E difatti lo vediamo anche nei numeri, perché dicevamo che nel settembre del 19, quando l'occupazione è appena iniziata, il nucleo originale di D'Annunzio è di circa 2.000-2.500 legionari, e si arriverà in seguito a un massimo di circa 10.000 uomini, con l'arrivo appunto di aviatori che con i loro aerei atterrano sul campo di Grobnik, e anche vari cacciatorpediniere della Regia Marina che passano dalla parte di D'Annunzio. Ma appunto, come dicevo, l'ultima foto che ho mostrato, appunto quella del cacciatorpediniere Espero, l'Espero fa parte di quelle navi che passano dalla parte dei legionari fiumani nello stesso dicembre 1920, quindi poche settimane prima dell'intervento delle forze militari del generale Caviglia. Intervento appunto dovuto in quanto ordinato dall'esercito, ma possiamo pensare effettuato comunque a malincuore dalle forze di terra del generale Caviglia, sia anche dalle forze della Regia Marina, appunto come quelle dell'equipaggio dell'incrociatore Andrea Doria, costretto a sparare contro dei comunque militari e volontari che chiaramente, visti come sediziosi dalla classe politica, però a livello di sentimenti comunque capiti dalla gran massa dei militari, soprattutto anche degli ufficiali, ma anche dei reduci ovviamente. Bene, grazie. Sicuramente, certo, c'è stato un momento anche di difficoltà in cui le azioni sono state dettate magari da degli ordini di carattere politico non così apprezzate poi dal punto di vista umano e dal punto di vista militare. Poi tra l'altro, ricordiamo, tanto per fare un esempio, per far capire come fosse in pratica sotto ricatto dalle altre potenze, ricordiamo anche la necessità vitale per l'Italia di importare una grandissima parte del grano e dei combustibili via mare. Sì. Quindi se l'Italia avesse scelto una contrapposizione addirittura militare nei confronti delle potenze occidentali, sarebbe stato inevitabile come minimo il blocco navale da parte della flotta inglese e anche di quella francese, e quindi la fame e il freddo per gran parte della stessa popolazione italiana. Cioè purtroppo l'Italia, e questa è una considerazione che va anche oltre fiume e la si potrebbe applicare anche ai tempi di oggi, l'Italia essendo troppo dipendente dalle importazioni, proprio anche per numerosi bisogni di base, purtroppo non risente anche attraverso tutto un secolo del potenziale ricatto da parte di chi è padrone del mare. Certo. Detto proprio, sì. Ecco, per chiaro. Inciso, ecco. Chiaro, chiaro. Ok. C'è un'altra domanda da parte di Vincenzo Meleca che ti chiede: dalla fine della Grande Guerra fino al 1920-21 molte truppe italiane furono impegnate in vari paesi e città straniere, anche in Palestina per esempio,
in Turchia, in Anatolia, nei Dardanelli, Costantinopoli, dalla Slesia, scusate, alla Siberia, per non parlare di altre aree dove rimasero dei corpi di spedizione in Macedonia, Sinai, Egeo, in Albania. Io ricordo, aggiungo una piccola nota, che quando ho fatto il viaggio di nozze sono stato al confine tra la Russia e la Norvegia, e lì ci fu un corpo di spedizione italiano appunto durante la Prima Guerra Mondiale. Quali furono quindi i territori vennero coperti in modo veramente estremamente esteso. Quali furono i principali motivi per l'intervento del governo italiano contro i legionari fiumani? Poi in parte direi hai sicuramente risposto, però magari si può completare la risposta su questa domanda. Quali motivi? Beh, essenzialmente, come dicevamo, l'applicazione del trattato di Rapallo che era appena stato concluso quasi un mese e mezzo prima dal governo di Giolitti. Il trattato di Rapallo è del 12 novembre 1920. Pochi giorni dopo inizia a salire la tensione e poi l'intervento effettivo si ha a partire dal 24 dicembre. Infatti D'Annunzio parlerà di Natale di sangue, cioè nella retorica proprio dell'impresa di Fiume, il Natale di sangue è legato proprio a questa concomitanza con l'intervento militare italiano. Certo. In sostanza, le considerazioni furono legate appunto al trattato di Rapallo con la Jugoslavia, anche nella speranza da parte del governo italiano di guadagnare se non altro una certa influenza politica e anche commerciale nei Balcani, appunto Jugoslavia, contendendola alla Francia. Perché non dimentichiamo che, come avevo ricordato all'inizio, truppe francesi, quando tra il 18 e il 19 a Fiume ci sono delle truppe di un comando interalleato, simpatizzano apertamente per i croati. Da lì poi gli scontri dei famosi vescovi fiumani dell'estate del 19. E quindi la penetrazione politica francese nei Balcani, proprio per riempire i vuoti lasciati dal crollo dell'impero austro-ungarico, è molto importante fin dai primi mesi successivi alla guerra. E l'Italia, a un certo punto, Giolitti e poi anche Mussolini, appunto, cerca in qualche modo, tramite il superamento del contrasto per Fiume, di ottenere una contropartita anche in quel senso, cioè una normalizzazione con la Jugoslavia per aprire appunto sbocchi commerciali, appunto in competizione con la Francia, e quindi oltre poi alla generale normalizzazione dei rapporti anche con le altre potenze. Siamo anche nel periodo in cui nasce la Società delle Nazioni, e quindi l'Italia dunque ha interesse anche in questo periodo a riaccreditarsi diplomaticamente, facendo un po' dimenticare gli sprezzi dell'epoca della conferenza di Versailles, per non rimanere emarginata, per non rimanere fuori dal club delle grandi potenze. E quindi a un certo punto è per questo che Giolitti considera lo status di città libera Fiume, status che poi in sostanza sarà provvisorio, durerà pochi anni, come un prezzo equo, sostanzialmente equo da pagare per questo riaccredito dell'Italia fra le potenze guida del mondo occidentale. Benissimo, grazie mille Mirko. E niente, se ci sono altre considerazioni o altre, se qualcuno vuole fare qualche altro intervento, visto che siamo appunto in fase di chiusura, magari
possiamo eventualmente anche aprire il microfono. E, non so se Carlo voleva dire qualcosa in merito oppure Giordano. Prego Carlo. Ma no, io volevo ringraziare Mirko perché, come ho detto, una cosa, un argomento che mi interessa sempre, anche se dopo mi lascia un po' di amarezza. In bocca, certo. Sì, perché è un, diciamo che gli italiani lì sono stati trattati sempre molto male e continuano ad essere anche oggi vessati e non trattati come dovrebbero essere, ecco, tutto lì. Certo, e fa quella, questa tua considerazione fa diciamo, il pari con quello che in modo ovviamente ancora più sentito ha detto l'ingegner Sidari durante la prima conferenza, dove ovviamente lui l'ha vissuta sulla sua pelle, essendo lui oggi presidente di un'associazione che rappresenta il libero comune in esilio di Pola, e oltretutto è una persona che è venuta via da, è nata in quei territori ed è venuta via all'età di 3 anni, no? Tornandoci poi sì, in varie fasi della sua vita, però insomma rivedendo purtroppo quei terreni e quelle zone dove oltretutto c'era tutta la vita dei suoi genitori, dei suoi predecessori, certo. Quindi no, ma, vedi, con grande dolore, con grande... Lo capisco, e anche se io non sono fortunatamente, ringrazio Dio di non essere stato un profugo di quelle parti, però di questi racconti ne ho sentiti a bizzeffe, cioè dei carissimi amici che invece sono stati profughi, poi come dicevo appunto ho conosciuto bene Ottavio Missoni, c'era anche Sergio Endrigo ed altri, e insomma raccontavano delle cose che ti entrano nel sangue, ti lasciano una ferita aperta, quindi posso immaginare chi l'ha vissuto sullo sproprio pelle cosa abbia vissuto, ecco. Certo, certo. Comunque okay. Grazie ancora Mirko. Grazie a Mirko, senz'altro. Grazie a voi per l'ascolto. Vedo che c'è Giordano che ha aperto il microfono e poi anche il generale Fantasia e Tito Prioni. Sì, andiamo sì. In questo ordine. Tre cose. Volevo ricordare che a Fiume accorsero anche persone ben lontani dal fascismo, come Arturo Toscanini, che tenne un concerto, quindi, per esempio. Quindi anche per ritornare un po' a quella contraddittorietà, diciamo, di movimenti, quindi nazionalismo, fascismo, rivoluzionari, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio Arturo Toscanini partecipò e quindi presenziò per un certo periodo, cioè tenne un concerto. E poi, ecco, ricollegandomi a quanto diceva il relatore, ecco, quindi il tentativo dell'Italia di rientrare un po', diciamo, nel novero delle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Ecco, ricordiamo che nel 1922, quindi governo Fatta, ancora prima che andasse al potere Mussolini, l'Italia col trattato navale di Washington ottenne la parità navale con la Francia e nello stesso tempo la Royal Navy dovette fare la parità navale con la US Navy. Quindi accaddero anche delle cose molto importanti, ecco, nell'equilibrio, diciamo, delle forze militari a livello mondiale. E infine, in ultimo, una, se volete, una cosa così, una raccomandazione, raccomando a tutti una bella visita al Vittoriale a Gardoni, che fa sicuro, ah, quello decisamente. Prossimamente lo organizzeremo. Bene. Poi c'è il generale Fantasia che voleva fare un intervento. No, soltanto un saluto a tutti quanti, non sono intervento perché okay. Ormai si è fatto tardi. Okay. Un saluto a tutti quanti, un ringraziamento a Mirko che è sempre stato molto preciso, puntuale. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie, buona serata. Tito Ettore Preioni. Buonasera. Buonasera, mi dovete scusare, io non riesco a riattivare lo schermo, però
magari prima l'ho vista, infatti. Ecco, sì, ecco, se riuscite a sentirmi. Vedo se riesco a attivarmi. Avevo una curiosità, ecco, una domanda da fare al relatore. Se per caso nelle sue ricerche si è imbattuto nella figura del generale Carlo Antonio Ferrario, che era evidentemente un subalterno del generale Caviglia, ma è un generale di corpo d'armata, e peraltro milanese, che ha avuto una parte rilevante, almeno a quanto risulta, ecco, anche scritto poi dei libri, e nella fase finale, quindi, della repressione della reggenza del Carnaro. Ecco, intanto volevo sapere se dice qualcosa questo nome, generale Ferrario. Lascio a Mirko. Ecco. No, come nome sì, è stato uno degli organizzatori dell'offensiva finale, appunto, del dicembre 1920. Ecco. Appunto, se lei ha appunto qualcosa da aggiungere. Ecco, perché pare che abbia avuto un ruolo rilevante poi nel condurre le trattative in parte segrete, insomma, con D'Annunzio, per limitare le conseguenze del Natale di Sangue. e quindi in un certo senso era tra quegli ufficiali che erano sotto erano dei simpatizzanti. Quindi sicuramente una conferma più la simpatia malata, in sostanza, che prevaleva nel Regio Esercito per i volontari di Fiume. In effetti questo trova conferma col fatto che, rispetto al fatto che comunque i morti appunto nel Natale di Sangue furono sostanzialmente, diciamo, relativamente poche decine di caduti, ecco. Non ci fu, diciamo, un bagno di sangue come si sarebbe potuto prospettare se effettivamente D'Annunzio avesse potuto spingere alla resistenza ad oltranza, addirittura fino allo stremo, quindi, certo. Anche perché trattandoci comunque di italiani contro italiani, chiaramente il discorso della passionalità dei volontari di Fiume è riferita al non rendere vana la vittoria del 1918, sarebbe entrato in contraddizione poi col fatto della lotta fratricida, che avrebbe reso altrettanto vana poi invece la coesione del paese durante la guerra, appunto, cioè proprio simbolicamente, no? Quindi, certo. Effettivamente tutto questo ha concorso poi a far sì che la violenza anche nel dicembre 1920, con l'intervento dell'esercito, sia stata in sostanza limitata, più contenuta, certo. C'è un intervento forse da parte di Francesco, vedo che ha aperto il microfono. Francesco Caridi. Sentiamo, ma io personalmente ho sentito tutto distorto. Ok, credo di aver capito. Complimenti per la serata. Forse non era volontà di fare appunto un intervento particolare. Non so se Tito ha completato oppure voleva dire ancora qualcosa? Ma no, soltanto due parole su questo generale di corpo d'armata Ferrario, milanese, che poi magari era anche iscritto a UNUCI Milano, non so. Magari sì, potremmo andare a cercare che poi è stato inserito anche in commissioni internazionali per quanto riguarda il tracciamento dei confini dei nuovi stati nati dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico. Quindi ha potuto partecipare anche a queste commissioni internazionali
scrivendo poi dei testi interessanti, soprattutto sui problemi, sulle vicende della penisola balcanica. Quindi ci sono dei suoi libri, adesso io ne ho uno, insomma sono riuscito a rintracciarne uno, ma probabilmente ce ne sono degli altri che si possono rintracciare. Insomma, è sempre interessante, anche trattandosi di un generale milanese. Certo. Grazie. Grazie mille. Grazie Mirko. C'è Vincenzo Meleca che voleva fare forse un ultimo intervento, un saluto. No, volevo soltanto ringraziare ovviamente Mirko, ma anche Lunucci per queste conferenze che trattano argomenti comunque di un fortissimo interesse storico, che andrebbero veramente divulgati e approfonditi sempre di più. Ma credo che Lunucci stia facendo veramente cose egregie. Cercheremo grazie di farlo. Ancora. Grazie a te Vincenzo, grazie a Mirko, vi saluto tutti quanti e ci vediamo alla prossima conferenza giovedì prossimo 24 con la professoressa Mondoni e l'ingegner Tito Sidari. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie ancora. Ciao Gianni, ciao Giancarlo.